d'Italia. Sarà l'unico ciclista marchigiano a partecipare al Giro d'Italia 2021. Non nasconde la sua grande emozione il fanese Giovanni Carboni, 26 anni, pronto a cimentarsi nella 104esima edizione della Corsa Rosa, che partirà sabato 8 maggio da Torino. Il Giro si svolgerà in 21 tappe dall'8 al 30 maggio, con arrivo previsto a Milano. Il percorso passerà anche all'interno della Regione Marche, giovedì 13 maggio, giorno in cui si svolgerà la sesta tappa del Giro, appunto tutta marchigiana, e che taglierà da nord a sud l'entroterra della regione, dalle grotte di Frassassi ad Ascoli Piceno. Applauso al giovane ciclista anche da parte dell'assessore regionale Francesco Baldelli, che oggi lo ha incontrato sotto l'Arco d'Augusto. Ho sentito non solo come un dovere, ma come una necessità, quello di venire ad incontrare questo giovane atleta marchigiano, che ricordiamo sarà l'unico atleta marchigiano a rappresentare la nostra regione al Giro d'Italia, in questa giornata in cui lui termina i suoi allenamenti nelle Marche per partire per il Giro d'Italia. E allora diciamo che al Giro d'Italia le Marche tifano e tiferanno Giovanni Carboni, un marchigiano in grado di competere con i big delle due ruote al Giro e che ha già dimostrato il suo talento indossando per ben 4 giornate la maglia bianca di miglior giovane ciclista nel 2019. E allora Giovanni ci aiuterà a narrare questa nostra necessità di rinnovare la regione anche da un punto di vista di mobilità e mobilità sostenibile, ad esempio con il tandem bicicletta ferrovia. Un'emozione, sono al mio terzo giro e devo dire che quest'anno sarà un anno importante per me. Vorrei e voglio e mi sono preparato per dimostrare e raggiungere certi traguardi. La tappa qua nelle Marche unisce veramente i territori dell'interno ed è una tappa impegnativa. Per le mie caratteristiche sicuramente proverò a mettermi in mostra.